Si è giocato ieri sera a Casnigo il derby della Val Gandino per la prima categoria girone. E si affrontavano l'F, squadra di casa, contro la eh, Gandinese. Di fronte a un pubblico delle grandi occasioni è stata una partita eh, che ha vissuto di emozioni. E però la vittoria alla fine è andata alla formazione dei rossoneri della Gandinese per una squadra che si è dimostrata più avanti a livello eh, fisico, ma soprattutto anche a livello di organizzazione. La posta in palio era alta per entrambe le squadre. L L'F, praticamente, aveva solo un risultato quello dalla vittoria, se voleva continuare a sognare l'ingresso nei playoff per la candinese sarebbe bastato anche un pareggio. Però, certo, con una vittoria la squadra di Bonazzi si al secondo posto in classifica. e Nelle ultime due giornate cercherà di mantenere questa posizione che garantirebbe sempre le partite casalinghe dei playoff, ma soprattutto il doppio risultato. L'inizio per i Rossoneri è comunque stato difficile, visto che il F è probabilmente approcciato meglio la partita, e già al decimo si portava in vantaggio. Con una gran sassata di brasi dei 20 metri circa, con la palla che si collocava all'angolino alla destra di eh, Bergamelli. La gardinese, però, orfana di un giocatore importante come Maginari, pian piano cresceva a centrocampo, prendeva a mano il gioco e cominciava a rendersi pericolosa verso la porta di Lazzarini. Il LF poche volte riusciva a partire in contropiede e man mano passava i minuti la squadra. Bianco azzurro un po' si abbassava. La fortuna, però, bacia i rossoneri perché praticamente raggiungono il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo, quando su un calcio. L'angolo la palla resta vagante all'interno dell'area piccola di rigore dopo un tocco di Carrara e forse sottoporta o non può sbagliare il tapin vincente. A rientro degli spogliatoi mister Bonazzi opta due cambi, uno sarà devastante per quanto riguarda la partita è quello di inserire Nari sul settore di destra. Il giocatore però dimostra la grossa crescita nelle ultime giornate con un gol di grande fattura, parte da destra, si accentra, salta un avversario in area di rigore e poi colloca la palla sul palo lontano. Ci si attende la grossa reazione da parte della formazione dell'F, che forse non ha più neanche la forza fisica per provare a reagire. Tutto sommato, timidamente riesce a portarsi in avanti qualche volta l'Effe ma non dà mai impressione di creare pericoli alla Gandinese. La squadra rossonera guidata dall'ottimo capitano Carrara dà sempre l'impressione di controllare a centrocampo. Ma il gol che chiude definitivamente la partita è al 94 circa quando un contropiede di Folsi, molto bravo a partire dalla propria metà campo. Vede tre giocatori rossoneri contro uno. Folsi sembra perdere eh, l'attimo buono, poi a un certo punto riesce a servire Piantoni per l'esperto giocatore. Quando si trova uno contro uno, e soprattutto con uno spazio all'interno della rigore dove si può calciare, la sentenza è data. Parte dunque la festa rossonera che vuol dire matematica certezza di eh, partecipare ai playoff. Ora bisognerà decidere in che gradatori essere. Fabio Carrara, che soddisfazione? Primo derby in assoluto con la fascia da capitano. Tanta roba vincere così e conquistare così i playoff. Guarda, il mio sorriso dice tutto, è veramente una sensazione incredibile per come era iniziata la partita, abbiamo reagito, abbiamo messo il cuore, è un gruppo veramente fantastico. All'andata non c'ero per infortunio, in coppa eh, anche lì ero mancato, quindi è proprio il primo derby in assoluto, vinto così, veramente mi rende orgoglioso e felice per questa vittoria e per questo gruppo fantastico. Guarda, come ti avevo detto, quest'estate quando ci siamo trovati un gruppo nuovo, eh, praticamente tre quarti di squadra, giovane, eh, senza, con poca esperienza, ci siamo, ci siamo compattati, abbiamo man mano abbiamo preso entusiasmo, vittoria dopo vittoria, eh, le prestazioni tanto mancavano ma il cuore c'era sempre e anche oggi l'abbiamo dimostrato e piano piano siamo andati increscendo fino a oggi dove, come dici tu, matricola terribile e nessuno credo che voglia affrontarci in questo momento prossime due partite di campionato definiranno la, il tabellone definitivo per i playoff. Hai già dato un'occhiata a quali saranno le, le possibili avversarie, ma non avete paura di nessuno. Guarda, no, adesso matematicamente siamo dentro, dobbiamo solo definire in che posizione arrivare e dipende da noi. Siamo secondi con un punto di vantaggio, quindi, vincendo le prossime due, arriveremo matematicamente secondi. Eh, non credo che nessuno voglia incontrarci, di in conseguenza, penso che si metteranno a fare i conti loro per non accoppiarsi con noi e ci sarà da divertirsi.